Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Vi parlo della mia ultima lettura. Ho avuto modo di leggere in più o meno una decina di giorni, forse anche più o meno, ma non è questo importante, un libro che è diventato ed è entrato a far parte dei miei libri preferiti nel pantheon dei libri che consiglio a tutti di leggere. È un libro verso cui avevo timore. Ha avuto delle esposizioni al cinema e al teatro, ma mi sono sempre rifiutato di vederle perché la trama era accattivante e ho preferito, come per molti altri libri che hanno avuto una trasposizione cinematografica e teatrale, io cerco di leggere i libri. Vi parlo del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, quando aveva, mi pare, un 18enne, perde il padre, bonapartista, e lui lavora sul modo legale, poi riesce ad acquisire notorietà scrivendo appunto il Conte Montecristo, i Tre Moschettieri e altri romanzi famosissimi. Allora, il Conte Montecristo perché mi è piaciuto? Lo vedo e l'ho interpretato come un'epopea del nostro protagonista che riesce attraverso i dolori ad apprezzare la vita. È un uomo che soffre, un uomo che soffre, che viene colpito in un momento in cui tutti i suoi desiderata stavano per essere esauditi. Ingiustamente è un innocente che viene perseguitato, condannato, incarcerato, cova vendetta dal dolore dell'ingiusta carcerazione e predispone un progetto. Edmondo Dantès, marsigliese, torna da un viaggio con la sua nave Faro e ha una disputa con un contabile durante il viaggio. Il capitano della nave, nella traversata, si ferma all'isola d'Elba. Si ammala e muore. E come ultima richiesta consegna una lettera al vice capitano Dantes. Da lì iniziano di fatto i guai per Edmondo Dantes. Edmondo Dantes, come saprete, per chi è il conte, sarà il conte di Montecristo. Vi tralascio parte della storia, è un ragazzo che ha un padre anziano che vuole molto bene e una fidanzata, Mercedes Herrera, giovane catalana che vive a Parigi in un villaggio di catalani, e con lei si dovrebbe sposare, poi per vari motivi verrà incarcerato ingiustamente presso la fortezza di Ifr, in questo isolotto, lì farà conoscenza con un uomo, l'abate Faria, che gli parlerà di un immenso tesoro e poi parlerà con lui di scappare. Da lì poi ci sarà il progetto di vendetta e l'evoluzione che porterà, come ho detto, al Conte di Montecristo a far apprezzare attraverso non la vendetta, ma l'infelicità vissuta attraverso questa riflessione e anche la vendetta che lui perpetrerà, cosa lui scaturirà, gli farà apprezzare la vita. E si farà, per parte del romanzo, ripete molte volte per bocca di Edmondo Dantès e lo scrittore Dumas, si farà arma della provvidenza divina, in lato positivo e negativo. E poi, di fatto, nella chiusura del romanzo, questa parte viene un attimo modificata perché alla fine lui dirà che verso il male che è da lui fatto, la vendetta da lui fatta, il bilanciamento della bilancia della sua esistenza, gli sorride il fatto di aver fatto del bene. Il Conte Montecristo. Il nome del Conte Montecristo è il nome del personaggio ed è fondamentale all'interno della trama. È un personaggio incredibile, di un'aura di eroe, forse un eroe non perfetto, un eroe strutturato, si è cresciuto e coltivato e alimentatosi dal dolore, dalla rabbia e dalla vendetta, ma in questa struttura gli verrà, per così dire, instillato l'amore e il riflesso dell'amore nella riconoscenza di alcune persone verso cui lui si comporterà da benefattore.
Il romanzo, la traduzione che ho io di un'edizione presa da un giornale di tantissimo tempo fa che mi aspettava in Gianlendo, nei miei posti, io che ho recuperato, finalmente mi sono dedicato a leggere, non credo sia una delle ultime traduzioni. Quella resa ovviamente un pochino sofisticata in italiano con alcuni lemmi particolari, ma praticamente riesce a rendere lo stesso l'idea di un ottimo testo con un grandissimo intreccio e trama che è molto avvincente. Emerge il parassitismo della borghesia durante l'ultimo periodo, quando Napoleone, perché il periodo in cui si svolge il romanzo nel 1800, dopo che Napoleone è all'alba, i suoi 100 giorni di ritorno e poi subito dopo il periodo in cui ci sarà la nuova restaurazione del re di Francia. Quindi vediamo una Parigi dominata da questa classe facoltosa che si batte a duello, che va all'opera, che accumula ricchezze attraverso delle speculazioni, ad esempio, quindi c'è la figura di Danglars con la moglie che gioca in borsa, che vincono, perdono. E tutta questa affettazione dei domestici, queste case, questo modo di approcciarsi tra marito e moglie, molto ovviamente di quel periodo, di una sofisticazione parigina, però c'è anche un complesso e un disegno dell'Europa dell'epoca, parlando anche dell'Italia e della Grecia e un po' di Spagna. Questo è molto interessante e ci dà anche un quadro sociologico e antropologico di quel periodo. Quindi questo è un merito eccellente di questo libro, che mi fa gridare al capolavoro per l'enorme e riuscita sfaccettatura e caratterizzazione dei personaggi, che ritengo riuscitissima. Il mondo Dantes penso sia uno di quei personaggi protagonisti da cui poi moltissimi scrittori hanno fatto discendere e che ho ritrovato in loro personaggi. Mi viene in mente anche un parallelismo con il protagonista della Cattedrale del Mare di Falcones. Ho letto prima La Cattedrale del Mare, non Il Conte di Montecristo, ho visto un personaggio spagnolo e Dantes un parallelismo, non so se molti di voi l'hanno letto, ma secondo me regge come paragone, ma è molto più forte, molto più preponderante la caratterizzazione e l'anima del conte. Molto carina anche la descrizione del Conte di Montecristo, viene citata moltissimo l'Italia, nel bene e nel male. Ma senza mai essere cattivo come giudizio, è un giudizio lucido e una cronaca di quanto era la società dell'epoca. Un romanzo che ho apprezzato moltissimo, lo consiglio a tutti quanti, perché leggere il Conte di Montecristo? Per avere una storia di fiction con un'ottima trama, intrighi, un'ottima sfaccettatura di tutti i personaggi, non solo quelli del conte, di capire l'epoca qual era e di vivere un viaggio, un'avventura. E ciò che secondo me un romanzo dovrebbe fare. Ed è quello che in via fantastica e eccellente fa il Conte di Montecristo, che ci regala Alexandre Dumas, che rende attuale la lettura di questo libro e che la renderà e la rende una lettura eterna. Una lettura eterna che ci regala molto e ci accompagna e ci fa seguire dai 19 anni all'età adulta la vita di questo Edmondo Dantes, dalla sua caduta, dalla sua rabbia, fino ad arrivare alla vendetta e poi al compimento della sua vita e una rinascita della sua vita. Quindi ragazzi, ve ne voglio vorrei parlare moltissimo, spero che molte altre persone l'abbiano letto e si riescano a confrontare con me. Mi è piaciuta moltissimo la figura delle donne, la figura della figlia Eugenia, del banchiere d'Anglà, una figura di artista che secondo me ha rivelato anche un orientamento sessuale diverso, un'interpretazione della vita della donna scardinata da come era vista all'epoca, invecchiata nella società dell'epoca. È molto interessante anche il ruolo della donna all'interno del romanzo, parificato secondo me a quello degli uomini, due sfere distinte e separate, ma che condizionano e sono superiori a quelle degli uomini. E riesce anche il libro a farti immedesimare moltissimo, a farti anche in parte commuovere e anche a riuscire a far sì che i carnefici colpevoli, a un certo punto il lettore in una minima parte si sente di perdonarli e di comprenderli se non perdonarli. E questo è un merito
la donna di fantastico di questo libro che consiglio a tutti, che ho dato 5 stelline su Goodreads, ma se ce ne fossero state 1000, avrei dato 1000 stelle, perché è scritto molto bene, la trama è vincente, sono nella mia edizione 940 pagine che si leggono e scorrono benissimo. L'italiano forse non è molto moderno nella mia edizione, ci saranno traduzioni fatte ancora meglio. Ma comunque è stata di agevole lettura perché la storia, la trama che sottintende i discorsi, anche nella traduzione non proprio in un linguaggio corrente, è la forza di questo libro. Quindi ragazzi, a tutti vi auguro buonissime letture, continuate a viaggiare con i libri per e dentro il libro, come esperienze che possa arricchire, che possa permettere di vivere meglio, e questo vi permette di leggere. E vi saluto e ci vediamo alla prossima.